Nel corso di un'attività di controllo predisposta in città per verificare se guidatori e mezzi adibiti al trasporto privato avessero le abilitazioni e i requisiti previsti, i carabinieri di Napoli hanno scoperto all'opera 17 tassisti abusivi e sequestrato per la prevista confisca altrettanti veicoli. Una piaga della città denunciata già in passato attraverso scioperi e proteste dai tassisti muniti di licenza. 17 abusivi sequestrando per la prima volta 17 vetture, e questa è una cosa positiva, diciamo, però è una cosa che non è che si può fermare qua, perché gli abusivi escono come, cioè escono continuamente, si riproducono, i nipoti, i figli dei nipoti, tutte queste cose qua. E sinceramente è una cosa molto grave che succede in questa città soprattutto. Sono solo 17. Non sono solo, saranno almeno un 300. Lo sanno tutti. Hai capito? Lo sanno tutti e non fanno niente. E voi non avete mai provato ad affrontarli? A come fai a affrontarli? Li facciamo i poliziotti, li facciamo i tassisti. Questa mattina le nostre telecamere hanno raccolto la reazione dei tassisti all'operazione dei carabinieri e qualcuno, a volto coperto, ha accettato di raccontare cosa, o meglio, chi c'è dietro il giro di abusivismo nel trasporto taxi. Per combattere, chi le camurri? Ma già è successo qualche volta? Parecchi anni fa è successa una cosa del genere. Che parecchie volte loro, la legge funziona così di strada, che quando il tassista lo becca, lui di regola deve mollare la corsa, non ha da fare proteste, che sia abusivo. E chi lo prende chiaramente, chi lo può solitamente, perché c'è sulla corsa buona, la da mollare. Se non la mollare succede nei mazzati. È l'alibus. L'alibus, c'è una macchina bianca, è un sette posti nero e fa un aeroporto. Stazione. E mi l'alibus della piazza. Qua, vedi, dove stanno gli alberi qua? Vedi, se vai in borghese, no? Dalla sotto. No, senza fare la telecamera. Ci viene la telecamera nascosta. Ti metti a 10 metri, ma pure a così che non dovrei neanche. Se viene la telecamera nascosta, fai servizio di cosa. Ma se ne è meno, c'è bisogno anche che te ne scrivi, non dovrei proprio, perché le sta sempre ampliato. Se fa babbo in mai. Si mette sotto là, gli alberi là, l'alibus, fermate l'alibus, vedi, te ne è una palio bianca. Se lo pigli, te ne è andato a fare il ruscente cozzo. Una palio bianca con sette posti nere, dici. Due, ma sono una cinquantina qua sotto. Dieci a cadere. Quindi praticamente tutti sapete questo problema. Ma è un problema che sono anni e anni e anni che nessuno può risolvere. C'è ragazzi intelligenti, fa un lavoro. Ma quando chi smette sotto un treno all'Italia ad alta velocità, vicino ai binari, tacchisi, tacchisi, tacchisi. Lo straniero che scende, la prima cosa dice, questo è autorizzato, perché per stare là è autorizzato. Ma questo è capo di zio, non vero.